Oggi andrò a Mutonia, un posto difficile da descrivere. Pensate che è stato creato da zero riciclando spazzatura da una comunità punk di inglesi e scozzesi arrivati negli anni 80 che si fanno chiamare Mutoidi. La curiosità è tanta, voglio conoscere qualcuno di loro e scoprire come vivono. Potrebbe succedere qualsiasi cosa, quindi ho scelto due compagni di viaggio. Eccolo! Eccolo! Non avevamo la minima idea di quello che ci stava aspettando. Tutto molto strano. Arriviamo a Mutonia e quello che avevamo davanti agli occhi era semplicemente assurdo. Questa è una clessidra gigante, raga. Wow. Questa è difficilissima da fare. Qua c'è una lattina gigante. Ci addentriamo sempre di più all'interno di Mutonia. Questa probabilmente è la casa di qualcuno. Ovviamente l'obiettivo è quello di riuscire a parlare anche con qualcuno di loro. Senti la musica, bro. Andiamo. Troviamo qualcuno. La musica proveniva da una persona che stava lavorando a una sua scultura. Piacere di conoscerti. Queste cose le hai fatte tutte tu? Sì. Bello, complimenti. Io sto girando tipo un video documentario. Piacerebbe far due chiacchiere con te, è possibile? No. Rispettiamo la sua privacy. Ero super demoralizzato perché volevo assolutamente parlare con qualcuno. Ma nel frattempo conosciamo degli altri visitatori. E com'è che siete venuti a conoscenza di questo posto? Ma io da tanti anni che sapevo che esiste, solo che non ho mai avuto occasione di venire. Quindi questa è la prima volta? Dove venite voi? Noi da Milano. Dopo una bellissima chiacchierata con questi signori, ci mettiamo di nuovo a cercare qualcuno disposto a parlare con noi. Ma Mutonia sembrava deserta, quando a un certo punto qualcosa attira la nostra attenzione. C'è musica. C'è musica. E qua stanno cucinando, eh? Stanno cucinando qua. C'era, io sono Giuseppe. Nicky. Piacere, Giuseppe. Te che ero un po' curioso, visto del fuoco. In realtà non stava cucinando. Lei è Nicky, vive qua praticamente dagli inizi di Mutonia e ora ci racconterà tutta la sua storia. Stai creando qualcosa? Faccio spettacoli di fuoco con le sculture, con la gifiamme, con le cose. Questo è il prototipo di un nuovo gioco. Pazzesco. Durante la notte, con acqua blu, metti un po' di tempera, devi nascondere i tubi. Dopo c'è quel gioco, un pezzo dello show, di alchimia. Ci sono due, quell'altro fa il fuoco verde, quello l'acqua c'è il fuoco sull'acqua. Ma cos'è il gas che esce? Sì, normalmente non piace proprio l'effetto di gas. Okay. Nei spettacoli di fuoco non mi piace per niente perché è troppo freddo. Non gas, è troppo computerizzato, è troppo regolare. Quindi io se vado qua vedo i tuoi spettacoli. Facciamo fuoco con lanciafiamme, sculture, ritmi, scintilli, tamburi infuocato. Il terra poi, Scozia mi sa. A Scozia hai detto. Scozia. Mi sembra di aver capito. Hai notato, bravo. È la prima volta sto usando il gas. Stiamo assistendo a un esperimento oggi. La storia del fuoco, dal preistorico fino a... Ah, ok. Post-apocalittico, bla bla. No, è sopravvivenza, fra alchimia, illuminazione, rivoluzione industriale, cucina, fabbrica, bomba, fucking post-apocalittico, E sono tutti giocati. Games with flame. Ho messo davvero tanta curiosità, io voglio davvero vederlo adesso. Subito giovane, è sempre tutto subito. Un po' di pazienza, è una cosa che ho imparato solo durante il lockdown, non 20 anni fa. Okay. Quando il momento è giusto, il piacere dell'attesa è l'attesa stessa. Era così, no? Prossima settimana facciamo uno spettacolo. Ah, per tutta... Okay. Non lo fate solo tipo qui in zona? Proprio... No, no, facciamo... Quindi chi paga? Se arrivo con una chiamata con soldi, sì. Arriviamo, appena tornato da Massa Carrara l'ultimo weekend. A Milano l'avete mai fatto? Ovunque. A vari posti, anche a Roma. Abbiamo tanti legami a Roma. Ho visto che ci sono delle magliette in vendita. Macchina nera e furgone bianco. Okay. Vai giù, go Silvia, Simone. Okay. Silvia arriva e... Silvia! Ah, così. Ha detto lei di farlo. Sì, fratello. Simona l'altra? Simone. Simone, Silvia, Simone. Non ci sono, mi sa. Dai, comunque sono piacevole come persona. Sì, sono tranquillissimo. Piacere, anzitutto Giuseppe. Scusa, le mani tranquille. Sporche. Molly, piacere. Molly è la figlia di Nicky. Alla nostra età ed è nata e cresciuta qui. Quindi siamo molto curiosi di conoscere la sua storia. Io è la prima volta che sono qui, no? E sono molto curioso. Com'è vivere qui? Per me è normale. Non ti rompe le palle ogni giorno vedere gente che sta qui? Sì.
Oggettivamente sì. Cioè, sono cresciuta così, quindi non, c'è chi dà più fastidio, c'è chi dà meno fastidio. Gente che in realtà si ferma e parla è molto meglio. Cioè, alcune persone che magari passano proprio qua e poi non ti... Come se fossi un animale nello zoo, cioè, che quello fa bruttissimo. Ma più che altro magari hanno anche paura di dar fastidio. Cioè, di la verità, sì, sì. Io magari ho paura che ti sto disturbando. No, vabbè, però una volta che passi qua... No, ovvio. Cioè, almeno guarda... Sì. Mi stai guardando in faccia? Certo. Non far finta che sono un animale. Visto che tu comunque sei cresciuta qui, a scuola l'hai fatta fuori o hai imparato tutto qui? Ho sempre fatto come voi, andata a scuola, sì? Asilo, elementari, medie, okay, superiori, università, tutto. Ho imparato prima l'inglese perché è quello che parlavo, certo, con i miei a 3 anni quando si va all'asilo. L'unica volta in cui ho un po' sentito, oddio, sono in un posto strano, sì, è un po' tipo alle medie, perché alle elementari era bellissimo, cioè avevo il giardino più grande di tutti, certo, avevo vinto tutti gli amici qua sempre, fare festa, fare... Poi alle medie inizi a capire, la gente che è diversa è un po'... Quindi inizia a non dirlo più a nessuno, okay, facevo finta di niente, poi se proprio me lo chiedevano, sì, vivo in un posto strano. Poi alle superiori ti rimane comunque quello, sì, forse non lo devo dire. Una volta che ero amica con qualcuno lo dicevo, non avevo più quello, oddio, delle medie. Quando inizi ad avere il ragazzo che gli devi spiegare, allora, andiamo a casa tua, allora, non è proprio una casa, cioè, è una casa un po' diversa, però dai. Qual è la cosa più strana che è successa, magari che è arrivato qua un turista che ha fatto? Ma più che una persona in particolare, noi li chiamiamo i safari, quando vengono turisti per vedere il posto e non scendono neanche dalla macchina, cioè fanno tutto il giro, si fermano, guardano e poi vanno via, scattano le foto, no, e continuano, tutti e dici, ma almeno scendi dalla macchina oggi. Faccio un cappello anche. Dai, dammelo, ok, dai. Grazie. Molly si apre molto con noi e scopro che suona il pianoforte, quindi le chiedo di farmi sentire qualcosa e lei mi invita ad entrare. Dove sei? Ah, okay. Dove posso sedermi? Dove vuoi. Bravissima. Sei fortissima. Sono di merda, scusate. No. Io... Scusa! Posso dirti che mi sono davvero emozionato tanto? Sì, ho scazzato un po', non sono abituata, ma di solito suono nel mio piccolo con tutto buio e nessuno, quindi... Non so voi raga, ma questa è stata una delle esperienze più assurde, più strane, che i miei occhi abbiano visto. E pensa anche semplicemente che ci ha detto che non avevano neanche il bagno, ma ce l'avevano in comune. Quando sono arrivati nel 90 c'era la cucina, nessuno aveva le proprie cucine, nessuno, okay, cioè adesso, okay, ognuno c'ha la propria cucina, okay, quasi tutti anche il bagno, okay, però io tipo da piccola non abbiamo mai avuto il bagno mio babbo l'ha, sì, fatto. Era tutto in comune. E tutto in comune, sì, sì. Si cucinava insieme, si mangiava insieme, il bagno era in comune, il bagno era in comune fino a tipo 10 anni fa. Ah. La cosa che ci ha ripetuto almeno 20 volte, a me dà fastidio chi viene, fa la foto e se ne va e ci tratta come degli animali dello zoo. Me l'ero scordata, una, okay, volta stavano facendo uno spettacolo, i costumi erano da scimmia e c'erano anche le maschere da scimmia e tutto. Okay. C'erano sti qua, due macchine che sono passate, sono fermati, le foto tutte dalle macchine. E mia mamma con altri due hanno preso i vestiti da scimmia e sono travestiti e sono usciti facendo finta di essere scimmia. Perché, cioè, ci stavano trattando da anima, cioè, lì che fanno le foto. Sono usciti fuori sulla macchina, ho iniziato tipo a sbattere sulla macchina, così. Due di noi, Jack. Fermate la macchina, iniziare un e guardate nella finestra, proprio così. Anche il modo proprio di cui ci parlava, di quello che stava facendo in quel momento, il fatto che lei andava in giro a fare spettacoli, era proprio fiera di quello che faceva. A me questo mi è piaciuto tantissimo. La storia di fuoco verde, fuoco rosso, un po' di... fa parte dell'alchimia. È fighissimo, mi sono divertito tantissimo, conosciuto le persone, è molto simpatica. Ho preso un botto, hai visto la parte con la clessidra? Ok. Con i cavi, che quindi prima era probabilmente automatizzato. Quello spot, tutta la costruzione di roba che girava, eccetera, poteva tranquillamente essere in un parco a tema, tipo un Disneyland. Ci
se andate, ricordatevi che non è tipo un parco, eccetera, è casa loro. Io sono entrato in casa loro pensando che fosse un bar, invece era la loro cucina. Esatto, pazzesco. Questo è stato pazzesco, scusa, questo è il bar, se mi sa. Però cioè tu, comunque io l'ho fatto con tutta l'ingenuità della... Sì, esatto. È un bar questo qui? No. No, cos'è? È casa... Cucina. Cucina tua? Ah ok, scusa allora l'intrusione. Ha incentivato. E ovviamente se doveste andarci, comportatevi bene, raga. Cambiate anche un po' di chiacchiere con loro, perché sono davvero piacevoli. Abbiamo passato davvero un bel pomeriggio, siamo divertiti, gran risate. No, comunque mi ha fatto piacere. Siete dei buoni turisti. Grazie.